Oggi sicuramente non riapriamo perché comunque, come si vede anche in TV, ma come scrivono anche i giornali, è difficile riuscire a capire quali sono ancora i criteri da rispettare e se i criteri che sono stati, diciamo, scritti da decreto sono ancora veri o meno, perché cambiano le cose adesso. Quindi sicuramente ci riserviamo ancora un po' di tempo per valutare, ecco, molti riapriranno, hanno l'opportunità di riaprire, sicuramente chi è che ha una gestione familiare è un po' più facilitato, ma soprattutto nell'investire l'economia in quel momento. Quindi ha una facilità maggiore, ma sicuramente avranno anche loro i problemi. I problemi sono tantissimi, a partire sicuramente da una struttura come la mia che è grande, che anche, diciamo, il lavoro più grande che sono quello degli eventi è andato perso, è andato slittato tutto all'anno prossimo, però ahimè. Riuscire a recuperare quello che quest'anno abbiamo perso è impossibile. Quello che possiamo riuscire a fare quest'anno è sicuramente limitare il danno che già c'è. Questo è quello che si può fare. Recuperare quello che è stato perso non ce la faremo, non ci basta, ma non avremo neanche l'indotto, insomma, che è stato tutto spostato. Quindi la Ovviamente. difficoltà, William, è quella dei grandi numeri che dovete gestire e che non riuscite a gestire con Allora, queste esatto, situazioni. ovviamente il grande numero ha un problema che non può creare assembramento, quindi tu immagina di se devi sposarti, devi fare una festa, rimanere con la mascherina, non poter ballare, non poter creare convivialità, allora a questo punto dici guarda, slitta direttamente l'anno prossimo, quindi diciamo che questi eventi, i più grandi, sono stati spostati, ma come le più grandi manifestazioni anche culturali e gastronomiche italiane, tipo Vinitaly, è stato tutto spostato. Ovviamente riapriamo con la consapevolezza che ci sono dei grandissimi problemi. Un po' dopo il terremoto, io dico che ho aperto dopo il terremoto, ci sono state tantissime difficoltà, ma in quel momento qualsiasi cosa uno aveva in mente e che materialmente faceva era un'opportunità per Ma crescere. tu vuoi vedere nello specifico come vanno le cose questi primi giorni per capire anche come ti puoi reinventare o Ma trasformare? guarda, noi adesso abbiamo pensato che comunque. Aspettiamo nel riaprire, ma a riaprire sicuramente con il ristorante più importante, cioè il ristorante Stellato, che è quello che ci ha sempre contraddistinto, è quello che comunque ha portato la clientela un po' anche a vedere l'Abruzzo. Ovviamente quello che vogliamo fare è valutare, perché se questo contagio realmente come ti posso dire, rallenta o si blocca, le restrizioni sicuramente andranno a diminuire con il passare del tempo. Quindi riaprire fra un mese o 20 giorni, che le restrizioni si sono un attimo, come ti posso dire, rallentate, ce ne sono di meno, le possibilità di creare una lungimiranza lavorativa è più facile, Cambiano le cose anche in cucina perché insomma non avrai tanti collaboratori, quindi dovrai ecco. essere Sì, tu e qualche altra persona. ridimensiono anche la cucina, ma solo ed esclusivamente a livello di riassunzione, perché la cucina nostra è grandissima, quindi le distanze si possono tranquillamente rispettare tra collaboratore e collaboratore. Però ovviamente, ecco, lavorare tutto il giorno la mascherina, bisogna incominciare per capire quali poi possono essere le difficoltà.